cosa mangio oggi a colazione? Quanta fame ho? Beh, tanto vado in cucina e poi ci penso. Ciao, bentrovati. Vi capita mai di svegliarvi così? A me sì. Come avevo annunciato in questo video a proposito dello stomaco che vi consiglio di guardare, oggi parlerò della prima colazione. Conosciamo tutti il detto chi ben comincia è a metà dell'opera, vero? La colazione è l'inizio di ogni giorno ed è un argomento che affronto spesso durante le mie consulenze. In questo video risponderò alle domande più comuni che mi vengono fatte. Siete pronti? Iniziamo. Perché bisogna fare colazione? La prima colazione è fondamentale per tre motivi principali. Nutre il corpo dopo la notte, che rappresenta un periodo di digiuno. Attiva il metabolismo e fornisce energia. Sostiene l'organismo fino all'ora di pranzo. La colazione deve nutrire, cioè saziare, fino a pranzo. Perché a colazione non tutti hanno fame? Alcune persone mi dicono: so che la colazione è importante, ma al mattino proprio non ho fame, non ce la faccio. Volete sapere come stanno davvero le cose? Ci sono costituzioni fisiche diverse e appetiti diversi. Chi ha poco appetito, chi ha un appetito normale, chi ha molto appetito. E questo è fisiologico, ma la colazione è necessaria comunque per tutti perché le regole dell'organismo sono sempre quelle. Cosa vuol dire colazione sana? La colazione sana ha due caratteristiche. Deve apportare tutti i nutrienti necessari per iniziare la giornata e deve mantenere il corpo sazio e rifornito di energia fino a pranzo. Quali sono i nutrienti fondamentali? Provate a indovinare. Avete pensato? Vediamo se sono giusti. Carboidrati, grassi, proteine, vitamine e minerali. E ovviamente non devono mancare i liquidi. Li avevate indovinati? Scrivetevi questa lista in cucina, vicino al frigo o all'armadietto della colazione, così saprete sempre cosa mangiare. Ma 10 minuti prima di mangiare bevete anche voi sempre un bicchiere di acqua calda e succo di limone, come faccio io e come spiego in questo mio video. Cosa mangiare a colazione? Il menù della colazione può essere vario, creativo, divertente, perché lascia molto spazio al gusto personale e all'inventiva. La cosa importante è seguire i miei consigli nutrizionali e introdurre tutti i nutrienti. E come mettere insieme il tutto? Ecco un menù esempio. Un estratto frullato di frutta e verdura con un cucchiaio di polvere proteica, 1 o 2 fette di pane integrale con crema di mandorle o di sesamo, semmai addolcita con un po' di miele integrale. E abbiamo tutto. Avete altri alimenti da consigliare o suggerire in queste categorie? Scrivetelo nei commenti. Se avete trovato interessante l'argomento di questo video, condividetelo con i vostri amici. E non dimenticatevi di lasciare il vostro bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video, anche con i miei menu specifici per colazione da poca fame, fame normale e appetito super. Vi aspetto al prossimo video e come sempre, iscrivetevi al canale. Ciao!